tutto estremamente lineare, vabbè. Interessantissima questa curva. Cos'è quella linea? Metà bianco sotto, ma... È ferito. Facciamo magari qualcosa. Non si vede, né? Magari non si è visto nella registrazione, anche perché abbassa i dettagli, per cui comprime, quindi... Però... questi... Mi attaccano anche se io so... Ora capisco. Quest'albero collega il nucleo del pianeta al cielo. Qua. Mica. Fai attenzione agli attacchi ampi, sfruttando l'opportunità per contrattaccare quando li pari. A corsa a distanza, tirandoli a te con la forza. Appena fatto, grazie per il suggerimento. È minaccioso. E c'è una faccia arrabbiata, eh. Mika è un predatore volante opportunista, noto per i suoi attacchi dal cielo. Beh, vola, cavolo. A lungo considerato una delizia tra gli anziani Wookiee, che mantenevano l'equilibrio tra la specie, il loro numero è prosperato con l'occupazione imperiale. La creatura... Sì, in due giorni è prosperato. La creatura acrobata, aerodinamica e versatile, tipo il Cybertruck di Tesla, anche quello molto aerodinamico, evita rappresaglie da parte della preda con un mix di grazia astuta e abilità mortali. Vabbè. Allora, questo non... Ce lo siamo persi, questa cosa... importantissima. Non sembra esserci nient'altro qua. No. No, basta salire. O no. Ok, sì. Per andare là, sono sicuri? No, si va su e basta, penso. L'altro dobbiamo salire, quindi aspetta che questo, vabbè, un po' più realistico, insomma. Ciao, quindi evidentemente non si poteva andare di lì. Ops. È delle guerre dei cloni. La guerra non è finita. I nostri sforzi sono serviti. Vediamo un attimo. Niente qua. Forse è l'ultimo della sua razza.
l'ultimo uccello sciò. Sciò. Questo uccello potrebbe essere l'ultimo esemplare della sua specie. Tutti gli altri sono morti a tempo. Ma che ne sai? C'è una... Non mi quaglia molto. Non mi quaglia. Che cavolo. È una parete troppo lunga, ma anche di qua tra l'altro sono tutte molto lunghe. Un doppio salto non c'entra. Ah, ok, sì. Sfida impegnativa. Salve, siamo finiti in Monster Hunter senza saperlo. Sono fatti meglio in Monster Hunter in realtà. Ok, stai qua. Possiamo aiutare, ma dobbiamo stare attenti. Non voglio spaventarlo. Ehi, va tutto bene. Non siamo qui per farti male. Siamo amici, capito? Un pollo amici. Gigantesco, ma sai quant'è? McDonald's ci va a nozze con questo. Questo è un pezzo della nave della nonna sorella. Dobbiamo rimuoverlo. Farà male, capito? Mi dispiace. Più che pelle sembra plastica praticamente, una borsina di plastica. Grazie BD. Oh, ce ne vuole di steamper, di steampack. Ci vuole una barile di steampack. Ok, adesso ci porta in volo, dai, fammi indovinare. Uccello sciò. Era questo qua l'uccello sciò. Vengono avvistati così di rado che un tempo era... Cioè non si vedono tra l'altro, non è che... Oh, che cos'è? Erano considerate creature leggendarie. La corporatura e il piumaggio dello sciò gli permettono di coprire a grandi distanze. Ma sembrava una cosa di una libellula. Un'ala trasparente. E c'era una piuma trasparente, non so. Vabbè, grandi distanze, semplicemente planando con un ridotto dispendio di energie, essendo in grado di mantenersi in forza così a lungo, raramente abbandona il nido. Secondo gli esperti, un esemplare adulto va a caccia non più di una volta a settimana. La sua dieta a base di... gli è valsa la fama di protettore dei uochi e delle foreste di... avvistamento di... è considerato una rara benedizione che promette serenità per l'osservatore. Addirittura non tanto per la nonna sorella, non era molto serena probabilmente. Oh, andiamo BD. Ehi BD, che roba è? Vediamo cosa hai trovato. Perielio. No, a me non entusiasmo praticamente nessuno. Cos'hai scoperto? Amico mio, dalla cima di quest'albero si gode di una vista impagabile, mai vista prima. Io non vedo un cazzo, però... Ah, forse qua.
Oh, la raffineria, wow. Dai, dai. Più o meno aveva ragione e vedi che abbiamo... Vuoi darci un passaggio? Vuoi darci un passaggio? Ma dove sarebbe? Ah, forse quelle. Sì, ma mi sono un po' più grandi di quella... Però sì, sono trasparenti, ok, dai. C'è molto che l'impero non ha ancora toccato. Ma ci mancherebbe. Nuvole un po' piatte. Cioè, quello era l'albero dell'origine dove stiamo andando. Questo è l'albero dell'origine, cioè è un albero che si moltiplica. Così sparito senza far rumore. Oh, cosa c'è qua? Ah, niente potenziamento. O sì, o no. Così. Posso dire che la parte qua è fatta un po' a cazzo, cioè... Ah, ci vuole dare un passaggio, arriviamo qui, è sparito. Qui, tavolino, sul mezzo, sopra in cima all'albero, non si sa mettere, si mette a lavorare, doppia lama. Vabbè. Potrebbero, mi farei fare dei film a questi, salterebbero fuori delle confusioni incredibili. La spada laser a doppio lama è eccellente contro gli assembramenti di nemici. Usa l'attacco della forza per sopraffare e sfoltire grandi gruppi. Continua a bloccare dopo essere riuscito a deflettere un colpo di blaster per deflettere altri colpi verso i nemici. Che non dovrei usare questa, che tra l'altro, oh, ok, vediamo Darth Maul in Battlefront 2 è uno dei miei preferiti, è fighissimo quando fa la sua non so, giravolte in volo e sembra una specie di elica che va addosso ai nemici. Allora i colori, mi dispiace Evil G, ma il rosso non mi hanno mai dato. Massimo devi accontentarti dell'arancione, ma pace e giustizia. Questo è il suo abbinamento, pace e giustizia 2, valore e saggezza 2. Il legno. Il crodio. Non diciamo niente. Qua ci sta, dai. Rossiccio, bordeaux, quello che è, qualcosa arancio. Stiamo facendo il Darth Maul.
Non è che mi viene chiara, quindi perché dovrei usare uno o l'altra? Non so, lui ha menzionato più quando hai più nemici, ma perché fa meno danno se c'è un nemico solo? Boh. Cerchi qualcosa? Finalmente ho trovato il mio tesoro. L'altro. Se ne servivano i saggi Zeffo millenni fa. Sto stringendo fra le mie mani un pezzo di storia galattica. Non troverò mai il modo di sdebitarmi con Tarful. Sai cosa vuol dire questo? Non c'è più bisogno di tornare ad Atomir. L'oscurità ha reso impossibile la ricerca dell'Astrium nella tomba di Kujet, ma la forza... La forza ci ha mostrato un nuovo sentiero. La tomba di Kujet. Astrium, durante il suo viaggio su Kashyyyk, Cordova ha incontrato il capotribù Tarful e questo gli ha svelato l'esistenza di un antico manufatto sulla cima dell'albero delle origini. Cordova si è arrampicato sull'albero delle origini e qui ha scoperto uno degli ultimi Astrium Zeffo rimasti. Da notare che eravamo dall'altra parte, quello era... Cioè, mi fa un po' specie, no? Abbiamo fatto un chilometro o due e è ancora l'albero delle origini. Comunque, vabbè. E qui ha scoperto uno degli ultimi Astrium Zeffo rimasti. Zeffo. Con l'Astrium ha poi avuto accesso alla cripta su Bogano e vi ha nascosto l'Holocron. Però lui dice multipli, ma chiaramente lui questo babbeo esce. E non può tornare a questo menu, visto che c'erano voci multiple. No. E quale sarebbe? Oh, questo forse? Tesori, cioè mi date il più là, ma qua poi non c'è più, però sarà Cordova, penso. Questo è quello che abbiamo letto. Ah, ok, qui c'è. Altri personaggi. Boh, sarà questo? Simbolo della resistenza dei Wookiee, Tarful guida i suoi combattenti contro la feroce occupazione imperiale del loro pianeta nativo. Costretto a nascondersi nelle foreste, sfugge alla cattura e colpisce da località segrete, impiegando tattiche di sabotaggio e guerriglia. Quando viene a sapere che Cordova e Tarful erano in buoni rapporti, Cal si mette alla disperata ricerca di Tarful, ottenendo informazioni preziose durante la sua impresa. Vabbè. Qua il lato oscuro ha ammantato i tentativi di trovarne uno su Datomir, ma la forza ha fornito un nuovo cammino. Datomir. Beh, presumo che ci andremo prima o poi. Questo mi sembra l'ingresso di una cripta, ma non ci andiamo quindi. Arrampicati. Che poi serve anche come checkpoint, per cui obiettivo complicato e completato, complicato per niente. Altro passaggio, vuole darci un passaggio.
darci una testata. Interagisci qua, non c'è niente. Figurati se era morto. Guarda chi si rivede. Spero per l'ultima volta. Chissà perché la seconda sorella ti considera tanto importante. A lei piacciono i souvenir, ma io non sono così sentimentale e onestamente tu non vali il mio tempo. Perciò facciamo alla svelta. Perché non me la cambia? Che fai? Ma che cosa stava l'intera a fare? Oh, sta intera mezz'ora. Adesso l'altro. Ma che frizzare con quella... la carenza di forza, perché... però tiragli un po' di fango. E per un Jedi invece c'è differenza? Quindi forse va bene anche contro un target se me la usa. Ma io ho schiacciato B! Ma va, fatti freggere. Perché non mi ha beccato? Ah, grazie. Ovviamente non ha energia per fare un... Non trovi. Ah, sono una cagata all'inizio invece. Ma io fammi capire, cioè. Boh, vabbè, non me la tira addosso ma mi becca. Senza forza. Non fai più lo spavaldo. Interessante l'attacco verticale, non è, cioè me lo interrompe. Danno la postura. Wow. Dai che cosa è finita la postura. Sarà la tua ultima battaglia. L'attacco di Emily. Thank you.
Cosa sta ora? Un altro team! B. Scusate il casino. Pericolosa è quella fondo di Emily. Mi ha fatto il solletico. Ho provato, ma non si va niente. BD, qui. X, ma sei morta? Oh, che bella mano. È finita. Un inquisitore non si arresta di fronte agli ostacoli. No. Quando hai già perso te stesso, un arto è poca cosa. Sai, ero un Jedi anch'io. Farà un vero piacere catturarti. E vederti andare in pezzi come tutti gli altri. Sei arrabbiato? Aspetta di conoscere l'isolamento, le torture, le mutilazioni dei tuoi amici. Non ti lascerò toccarli. Non puoi fermare l'impero. Io posso fermare te. Sarà morto stavolta o... Pensavamo fossi morto. È bello rivederti. Ora dobbiamo andare. Sire e Grease ci aspettano. Non fanno vedere. Non lo siamo. Una sorella sconfitta, eh? Ci dai qualche premio? Nisba. La caduta della nonna sorella, diretti alla sommità dell'albero dell'origine, Cale e BD si sono trovati di fronte all'uccello Scio. Dopo essere scampato una caduta mortale usando capriola Jedi, Cale è salito sullo Scio insieme a BD per raggiungere la cima dell'albero. Quei due hanno scoperto che anni prima Cordova aveva già recuperato l'astro un Zeffo, ma che in una tomba Zeffo su Datomir avrebbero potuto trovarne un altro. Se ne stavano andando quando la nonna sorella li ha attaccati. Cale ha avuto la meglio spingendo la nonna sorella giù dall'albero. Riconoscente, l'uccello ha accompagnato Cale e BD fino al suolo. Ora devo sperare di trovare un Astrion su Datomir. Quindi devo andare là. 3 di 3. No, stavolta se ne sta qua. Magari basta spostarsi da un'altra voce, forse rimane lì. La fine della nonna sorella affronta Cal sulla sommità dell'albero delle origini. Qui racconta la sua trasformazione da Jedi a brutale inquisitore. Compiuta attraverso una serie di torture e mutilazioni. Dopo un'intensa battaglia, Cal riesce a batterla definitivamente oppure no? Chissà. Dunque adesso possiamo andare sott'acqua, quindi direi di andare a farci il giro lì sotto. Con due punti.
aumenta di quanto? Proviamo. Non fa un confronto, non fa niente, quindi non si vede niente, va, va, va. Penso che dobbiamo arrivare qua dopo lo scontro, ma dobbiamo comunque riposare. Riflesso di un eco, invece sono un riflesso metallico. Che fastidio che è sott'acqua, non possiamo guardare la mappa. Anzi, tra l'altro non l'ha mappato lo stesso. Che potevamo risalire e prendere quell'altro eco. Vediamo se riusciamo a arrivare lì. Adesso boh, vedremo che giro ci fa fare al ritorno. Senso. Nel senso c'era l'arrampicante di lato, ma tanto si saliva comunque.